eccolo il Riccardi di MMA Mania, per cui colleghi sul campo. Buonasera signor Mazza, tutto bene? Tutto bene, lei senta, come lo vede innanzitutto, pronostico, come lo vede l'incontro match Overeem? Ma il match tra Overeem e Kita lo vedo equilibrato, perché comunque Overeem ha un passato stellare, ma ultimamente magari non è più al top della forma. Kita, per quanto magari non è il miglior peso massimo al mondo, però comunque l'ho visto combattere, è un fighter solido, completo, buon background nella lotta, scazzottate potenti, per cui si prospetta un buon spettacolo. Sì, abbiamo visto anche da noi a Buco International, abbiamo visto anche l'incontro con Rico Rodriguez, no? Sì, esattamente, la vittoria di Kita su Rico Rodriguez, che è principalmente il motivo per il quale hanno poi deciso di scritturare Kita al posto del brasiliano. Ma è stata una scelta, secondo me, insomma, centrata, no? Beh, saggia, comunque hanno dato più valore al matchmaking piuttosto che alla fama dell'atleta. Ma poi Kita mi è sembrato anche in conferenza stampa molto deciso, molto determinato, concentrato. Sì, guarda, io ho parlato più con Valentin e non era, diciamo, al 100%, magari aveva altro per pensare, sarà la gabbia a dirci un po' come stanno veramente le cose. Cioè, fatto sta che comunque anche Kita sembrava essere lì convinto al 100% di quello che stava per fare. Allora, pronostico? Facciamo un azzardo? Ma lasciamo stare. Prima di sbagliare. Esattamente, meglio così. Secondo te quali saranno i colpi che Kita potrà avere nella sua faretra di frecce, diciamo? Kita, ti ho detto, è uno che ama scazzottare ed è un buon wrestler. Secondo me, dal punto di vista delle sottomissioni, Valentin è superiore. Sì. Però magari è un po' più tosto Kita in questo momento della carriera. Potrebbe essere quello. Sono attendo molto anche il match tra Michele Anderson da Silva, che Michele lo conosciamo tutti, invece Anderson da Silva ha fatto un po' il misterioso sul suo passato, anche prima sì. Ci ho parlato, mi ha detto no, io ho fatto solo due match, ridendo. Poi parlando una cosa e l'altra mi ha detto che ha conosciuto nel 93 Giuseppe Leandi Jones, per cui c'è un qualcosa che bolle in pentola, per cui attendo molto, molto anche quel match. Beh, poi Anderson da Silva, insomma, capoeirista, per cui sarà interessante vedere questo confronto di scuole. Sì, poi si dice anche che abbia una cintura marrone brasiliano jiu-jitsu, ma prima l'ha negato perché ha detto no, io non dico niente, non faccio niente. Ah, per cui questo c'è, cioè, mistero, scoop su questa infatti, cosa. Infatti, sono ansioso proprio per questo motivo, perché è un Mr. X, diciamo. Mr. X, ma vedremo come, sai, c'era quel famoso video su YouTube del capoeirista contro il kickboxer, no? Che fa, speriamo che non esatto. Finisca così, no? Che fa tutta la scena, poi piglia una cetra in faccia, ma giù esatto, per terra. Beh, io sono super partes, però un minimo di patriottismo per Michele c'è per forza. Accidenti, certo. Allora, anche in questo caso non diciamo un pronostico, ci rivediamo dopo per commentare allora i risultati. Le eventuali figuracce di Riccardo. Okay. Ciao. Ciao.